Però in particolare mi viene in mente un lavoro che ho fatto per una ragazza italiana, una produzione internazionale in uno studio che si chiama La Fabrique, che sta a Saint-Rémy in Francia. Noi abbiamo fatto la lavorazione di questo disco, una parte diciamo più pop e una parte più jazz, perché lei, una grande cantante, aveva questo repertorio che spaziava tra queste due cose qui. E allora lì, di concerto col produttore, col fonico, che fra l'altro era Al Smith, uno dei più grandi fonici della storia della musica pop, abbiamo un po' dovuto lavorare un po' di più per scegliere le sonorità adatte, perché essendo un disco che aveva delle canzoni diametralmente opposte, dovevamo anche ricreare, avevamo due set di batteria ovviamente, con due modi proprio di amplificarli, avevamo un set più pop, tipo insomma questo qui, con un'accordatura anche un pochettino più bassa. Avevamo i microfoni d'ambiente in un'altra stanza, per questo fonico prevedeva che il suono fosse ripreso anche dai diffusori che mandavano gli ambienti in un'altra stanza. Mentre nella parte più jazzistica abbiamo lavorato nel salotto di questo studio, perché lo studio sta in un casale antico. E lì, insomma, mi ricordo, questo è stato uno dei lavori con i quali ho dovuto un po' più, diciamo, fare i conti con le diverse sonorità, diversi pesi, perché il discorso è anche legato a quale peso tu utilizzi per sollecitare il piatto, no? Se il piatto è leggero lo devi sollecitare in un certo modo, allora cambiava totalmente il sound da pezzo a pezzo. Abbiamo trovato il modo, insomma, di fare un bel lavoro alla fine, è venuto un bel disco.